Nostro fratello Domenico ha partecipato pienamente di questa vita, proprio per i sacramenti che ha ricevuto durante la sua vita. I sacramenti sono come i canali belli, aperti, larghi della grazia di Dio. Attraverso i sacramenti arriva a noi la grazia di Dio. Il battesimo, la cresima, la comunione, la confessione, il matrimonio. I sacramenti tutti sono questi canali liberi, liberi, attraverso cui arriva a noi l'abbondanza, la grazia di Dio. Ecco, Don Mimì Pittella ha ricevuto tanta grazia di Dio, e non solo ha ricevuto tanta grazia di Dio, ma ha ricevuto anche dei carismi particolari, dei doni particolari, così come capita a ognuno di noi. C'è il Concilio che dice così a un certo punto, che la grazia sacramentale arriva attraverso i sacramenti, però il Signore non fa mancare ai suoi figli dei doni speciali, che a livello spirituale chiamiamo carismi, ma che il Vangelo chiama semplicemente talenti. Ecco, quanti talenti il senatore Pittella ha avuto dal Signore. Talenti che lui ha saputo mettere a disposizione della comunità, soprattutto attraverso la sua professione di medico. Medico era, a Lauria abbiamo sempre detto così, era il medico, era colui al quale ci si rivolgeva. Io sono stato qui, come dice parroco, e sono stato curato anche, caro presidente, da tuo papà, perché avevo un po' di bronchite. E così, con una semplicità, con un'umanità disarmante, per cui ha saputo fare il medico. Il figlio Gianni, un mese e mezzo fa, vero Gianni, parlando insieme, mi diceva: quanti bambini ha fatto nascere papà nelle campagne di Lauria, insieme ad altri, eccetera, eccetera. Per dire come fare il medico come un missionario è proprio un grande compito. È una grande missione, è un grande servizio alla comunità. E lui non solo ha fatto il medico così come il servizio alla comunità, ma ha fatto il politico. E la politica, come dice la Chiesa, è una forma alta di carità. Io la chiamerei così, una carità sociale. Chiamiamola in quest'altro modo, è un servizio alla comunità. E mi permetto di sottolineare un aspetto di Mimì Pittella. Lui era profondamente innamorato del suo popolo e della sua terra. Lui e Lauria erano una sola cosa. In genere vedo tanti politici, i politici tendono di allargare l'orizzonte, il figlio anche d'Europa, eccetera, eccetera. Mimì Pittella si è fermato a Lauria, anche quando ha fatto il senatore. Era come dire, questo mondo è Lauria. Questo mondo, il mondo per cui io spento la vita, è Lauria. Almeno così io ho saputo leggere la sua vita, conoscendolo quando avevo nemmeno 30 anni. Ecco, allora, un uomo che ha saputo, che ha ricevuto dei talenti e che ha saputo mettere a servizio della comunità questi talenti. In questa affezione, in questo amore, in questo attaccamento al suo territorio e alla sua gente. Ecco, questo lo ha fatto come? Lo ha fatto
nella fragilità della condizione umana che accomuna tutti noi. La fragilità della condizione umana che accomuna tutti noi. Per cui è come dire, ognuno valorizza i propri talenti, qualche volta con la testa alta, qualche volta con la testa più bassa, qualche volta è snello e corre veloce, qualche altra volta cade e soffre un po'. Ecco, così a me piace vedere con molto realismo la vita di quest'uomo che ha dedicato la sua esistenza per il bene di questo paese. Poteva fare di più, poteva fare di meno, poteva fare meglio, come ognuno di noi, come ognuno di noi. Sapendo questo, che la fragilità della condizione umana è vinta solo dalla grazia di Dio. Ecco perché noi in questo momento assicuriamo a Don Vivi la nostra preghiera. E quello che noi possiamo fare in questo momento per Mimì Quintella, se una gratitudine gli dobbiamo, è quella della preghiera. Preghiare perché? Abbiamo avuto poi occasione negli ultimi anni di, come dire, coltivare ancora più intensamente il rapporto con Mimì, allorché si è trattato di pubblicare questo splendido libro di Mimì, che è una testimonianza che ha consegnato alle nuove generazioni. A Mimì piacevano i ragazzi, piacevano i giovani, piaceva la sperimentazione e di tutto ciò parlava, devo dire, con grande disinvoltura, anche con grande padronanza di linguaggio. Basta leggere il libro e vedere le citazioni letterarie, i riferimenti alla cinematografia italiana e no, per capire come questo uomo avesse straordinarie attenzioni e straordinarie curiosità. Ebbene, io credo che lo ricorderete voi, questa comunità raccolta qui oggi. Si potrebbe dire qual era il progetto di Mimì Quintella. Il progetto eravate voi. Il progetto eravate voi. Questo era il suo popolo di riferimento. E ogni progetto di cambiamento passava attraverso il cambiamento reale delle persone che vivevano in questo territorio, che diventavano padroni del proprio destino. Io credo che per un uomo politico questa sia la più grande sfida che possa ingaggiare, cioè riuscire a rapportarsi col suo popolo vissuto come un insieme di persone conosciute e con cui ti confronti quasi quotidianamente e non come massa anonima. Ecco, io credo che ricorderemo a lungo Mimì per ciò che ha fatto. È stato correttamente detto prima che non era un medico, era il medico. E possiamo allora dire che non era un qualunque dirigente politico, era il leader di questo territorio. Così come Giacomo Mancini lo è stato in Calabria, lui è stato il leader storico di questo territorio. E è importante, interessante vedere cosa Mimì diceva, e concludo, del suo lavoro, delle sue speranze, dei suoi sogni, quelle che Pasolini chiamava il sogno di una cosa. Cioè, spesso un politico non ha chiare tutte le tappe di un processo da realizzare, però sa che alla fine c'è un approdo, la trasformazione radicale dell'esistente. E questo concetto Mimì lo esprime in una pagina molto bella del suo libro. La voglio leggere e farlo quindi parlare direttamente. Ho sempre pensato alla politica come il modo per riscattare la mia gente, il mio popolo, come luogo per affermare la dignità umana, e sono sempre stato convinto che questo riscatto sarebbe partito da Lauria e le altre mille Laurie che giacciono in frantumi fra le aspre montagne di Calabria, Lucania, Sicilia, Matese, perché il riscatto è tanto più forte quanto più si è ultimi. Bisogna essere neri, come nel film di Alan Parker, per avere la forza morale per cambiare il verso della storia. L'orgoglio nasce nei cuori che hanno patito più a lungo, e il riscatto della nostra terra può venire solo da noi,
da noi che, cambiando verso la storia, attraversandola e possedendola, riscattando noi stessi la Basilicata, diamo un senso alla patria, che è laddove l'erba treme e soffia il vento per trasportare lontano i nostri semi di libertà e eguaglianza, come cantava Rocco Scodellaro. Vogliamo immaginarlo così, sognatore e uomo dal fare, che è riuscito a cambiare questa realtà. L'ha cambiata non solo attraverso la sua attività pubblica, ma attraverso la miriade di rapporti quotidiani che aveva con uomini e donne che parlavano con lui per capire meglio le cose e per poter avere una mano d'aiuto. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen.